Cari amici tecnoscimmiati, ciao a tutti dal vostro Alessandro. Dunque, oggi parliamo di un'applicazione diciamo molto interessante, un'applicazione social, un'applicazione prodotta e sviluppata da un team di italiani, quindi a maggior ragione merita un minimo spazio di visibilità. Si chiama, spero di pronunciarlo bene, Yurp. Ed è un'applicazione che praticamente ci consente, tramite funzioni di geotag e realtà aumentata, di lasciare praticamente dei post-it in giro per le città, in giro per i posti dove andiamo. In realtà è proprio questo, nel senso, non si fa altro che lasciare un messaggio, lasciare una traccia del nostro passaggio, un suggerimento, una qualsiasi cosa nei vari posti dove ci troviamo. Il funzionamento è decisamente semplice, diciamo così. Ci si registra, si crea un account, si possono impostare gli sfondi, vedete, si può aggiungere un'immagine. Adesso io l'avevo aggiunta, poi la sto provando sia qua che sul tablet, quindi faccio un po' fatica a ricordarmi dove avevo già fatto le cose. Vedete, si può mettere molto semplicemente i nostri dati, il profilo viene immediatamente aggiornato. Dicevamo, l'applicazione fa esattamente questo, permette di mettere dei print, si chiamano prints, che sono esattamente questi messaggini e questi post-it, per così dire, in giro nei vari luoghi. Si può visualizzare la mappa, io adesso mi trovo qua, posso aggiungere un print semplicemente cliccando sulla manina, sulla zampina, scusate, qua in alto a destra. Si può anche condividere tramite Facebook mettendo le proprie credenziali. Qua si può decidere con chi condividere il print. Quindi, se abbiamo degli altri amici che usano Yurp, possiamo scegliere con quali amici condividerli. Io in questo caso al momento non ho ancora nessuno, quindi non posso condividerlo con nessuno, la posso rendere pubblica. Quindi chiunque abbia questa applicazione installata e si trovi a passare di qua saprà che qua, ad esempio, c'è mettiamo Pimpi Ripicchio, anzi no, mettiamo casa bellissima, tanto per mettere qualcosa. Si clicca, adesso mi chiede la posizione, è facile che, siccome sta lampeggiando, la posizione attualmente non me la trovi, perché ovviamente sono in una specie di bunker, ma non c'è problema, niente. Comunque il funzionamento è semplice: si clicca nel momento in cui trova la posizione, lascia praticamente questo post-it. Come si fa poi a vedere, come si fanno a vedere i post-it che ci sono in giro? Beh, è semplicissimo, si va nel menu, tra l'altro vedete l'applicazione è decisamente molto fluida, si va nel menu, si passa alla realtà aumentata. Adesso ovviamente non mi trovo il GPS, quindi è complicato farvi vedere come funziona, però girando la telecamera ci compaiono praticamente i vari fumettini con i prints lasciati dalle altre persone. Diciamo che tanto la prova era abbastanza nulla, perché essendo un'applicazione nuova e giovane, qua nella mia zona, che essendo lontana da grossi centri, al momento è ancora scarna come diciamo come utilizzo, anche se comunque da quando la sto utilizzando sto facendo molta pressione, perché devo dire è molto ma molto simpatica. Abbiamo la possibilità di andare a modificare, scegliere un preferito, quindi un print preferito o un luogo preferito, la possibilità di aggiungere amici, di visualizzare gli amici e di andare alla mappa. Come, non so se avete fatto caso prima, inserendo il messaggino si ha anche la possibilità di legare il nostro messaggio ad un'immagine. Quindi basta prendere un'immagine a caso e si inserisce oltre al messaggio anche l'immagine. Tutti quelli che
si troveranno a passare qua in zona e vorranno sapere, avranno l'applicazione, avranno la possibilità di vedere quello che io ho lasciato scritto. Devo dire molto, molto interessante, è sicuramente un'idea forse non completamente innovativa, però che messa così trova ampio spazio soprattutto tra i giovani. Che dire, principalmente la cosa che mi piace parecchio è la possibilità di mettere un print legato solamente ad una persona, quindi solo quella persona possa vederlo e fare in modo che non sia pubblico. In questo modo, se io sono in un posto e volessi lasciare un messaggio dedicato a una certa persona, con questo sistema lo posso fare, solo lei lo può vedere. E niente, direi che il funzionamento principale, purtroppo non agganciando il GPS non vi posso far vedere di più. Abbiamo le notifiche, il conteggio delle notifiche e quant'altro. Ripeto, l'applicazione è davvero molto interessante e ha sicuramente ampio margine. È la prima versione che esce sul Play Store, ha ricevuto anche svariati premi per l'idea e per come è stata messa in atto. Che dire, scaricatela e provatela, fate pubblicità, divertitevi, giocate, lasciate prints in giro, magari, che ne so, vi troverete di fronte uno dei miei prints e io mi troverò di fronte uno dei vostri. Cari amici tecnoscimmiati, per il momento è tutto, ci vediamo alla prossima video recensione, sempre qua su androidblog.it, mi raccomando, rimanete con noi. Ciao dal vostro Alessandro.